Cooperare, collaborare, coordinare sforzi e intelligenze contro un nemico che ignora i confini e prospera sulle divisioni. L'Europa risponde all'appello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità con un patto firmato dai presidenti del Consiglio europeo Michel e della Commissione europea von der Leyen, con il presidente del Consiglio Conte, il presidente francese Macron, la cancelliera Merkel e la premier norvegese Solberg. L'obiettivo è sostenere lo sviluppo del vaccino. Dopodomani, lunedì 4 maggio, in una conferenza online verranno messi sul piatto 7 miliardi e mezzo di euro per finanziare la ricerca. Ma i firmatari dicono che è solo il primo passo di un'iniziativa che coinvolge diversi soggetti, organizzazioni internazionali, stati, fondazioni come quella di Bill Gates, centri di ricerca. Una politica opposta a quella che persegue il presidente del paese più colpito, gli Stati Uniti, che contano un terzo di tutti i casi accertati, più di 1.100.000 e oltre 65.000 morti. Trump continua a fare di testa sua, detesta gli scienziati, a Fauci è stato impedito di fare una relazione al Congresso e ama i contestatori del lockdown nei vari stati, compresi quelli armati in Michigan. Brutta, bruttissima aria anche in Venezuela. 3 persone sono morte e 5 sono rimaste ferite, travolte da un camion mentre cercavano di rientrare nel paese dal Perù, dove avevano perso il lavoro per la crisi causata dal virus. Mentre una rivolta nel carcere della città di Guanare, sovraffollato e controllato dalle gang di narcos come tutti gli altri, ha fatto almeno 46 morti.